La minaccia di una fuoriuscita di combustibile torna a preoccupare la Nuova Zelanda dopo che la porta container arenata da 3 mesi al largo delle sue coste orientali si è spezzata in 2 tronconi. Centinaia di container sono finiti in mare durante la tempesta. La guardia costiera sta tentando di recuperare quelli rimasti a bordo. Un compito che si presenta ora estremamente difficile, ha precisato il ministro neozelandese all'ambiente, a causa dell'ampiezza del danno riportato dalla nave. La porta container Reina si è incagliata lo scorso 5 ottobre sulla barriera corallina, a 12 miglia da Tauranga, una zona nota per la bellezza delle sue spiagge e la ricchezza della fauna marina. 350 tonnellate di carburante si erano riversate in mare, provocando una marea nera che aveva ucciso migliaia di uccelli marini e inquinato chilometri di costa. Un disastro ambientale tra i più gravi che la Nuova Zelanda abbia conosciuto. I soccorritori hanno già portato via la maggior parte del combustibile a bordo e la parte restante non dovrebbe essere tale da creare un danno simile a quello dei mesi scorsi. Il comandante e il secondo ufficiale dell'Arena sono stati incriminati e rischiano fino a 2 anni di carcere.